Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Bene, questa puntata della Tana del Lupo siamo in esterna, siamo qui al Palazzo dei Normanni e con grande piacere rincontriamo il presidente dell'Assemblea Regione Sicilia, perché rimani presidente anche quando non sei più presidente, Gianfranco Miccichè, onorevole. Ciao Gianfranco, ben trovato. Come stai? Tutto bene? Io sto benissimo. La televisione funziona, certo è cambiato il sistema di fare comunicazione, il web vince ormai su tutte le televisioni, ma noi siamo attrezzati dal web, come tu ben sai, dal 2013. Senti, con Sicilia HD. E continuo a non crederci totalmente, nel senso che se una cosa è in televisione ha un valore, se è nel web ne ha un altro. Secondo me la televisione è sempre molto più potente rispetto al web. Perché parli di quella nazionale comunque. Qualsiasi televisione, se tu vedi la televisione, poiché sia collegato a Canale 5, a Tele Sicilia, non cambia niente. Quando senti parlare la televisione ha molto più peso, intanto perché ormai nella mente di tutti il fatto che comunque è più controllata, mentre nel web si scrivono minchiate, cioè ognuno è libero di dire quello che vuole e passano per vere notizie falsissime. E quindi comunque la credibilità del web non è forte, mentre quella della televisione non sarà più come quando ai miei tempi ero ragazzo, io si diceva l'ha detto la televisione, quindi vuol dire che è vero qualsiasi cosa. Anche la televisione ogni tanto dice minchiate, ma complessivamente il web è un tale recettore di stupidaggini, di cose non vere, di gente che si sente esperta e parla senza esserlo, ovviamente facendo danno colossale, e di tali e tanti messaggi, per cui comunque la televisione è più serena, è più tranquilla, è più garanzia. Esatto, perché è più, certamente più filtrata, mentre sul web diciamo tutti diventano opinionisti, tutti sono editorialisti, tutti sono giornalisti in qualche modo. Però, caro Presidente... E poi ogni cosa che esce sul web viene ripresa da altri 100 web, per cui Non c'è il controllo della notizia. Non esiste nessun tipo di controllo. E quindi qualche cosa bisognerebbe fare anche dal punto di vista, per esempio, legislativo, no? Io che sono uno che comunque so tanto al computer, lo utilizzo il tablet, il computer abbastanza spesso, però comunque la televisione per me ha un valore diverso. Abbiamo ritrovato il Gianfranco Miccichè, comunicatore, anche esperto di TV, visto che ci hai lavorato per tantissimi anni. Pensa solo alle pubblicità. Una pubblicità in televisione è una pubblicità che ascolti certamente, che ascolti anche se sei distratto, che comunque ti entra in casa. Le pubblicità del web non fai altro che cliccare per levarle. Io ogni tanto, guarda, ti posso dire una cosa, visto che tu sei un esperto. Ci sono ormai dei siti per cui io clicco per avere un'informazione e parte una pubblicità che dovrebbe essere di 30 secondi, ma arrivata al quinto ti dice annulla pubblicità. Ancora possibile mai che le aziende non hanno capito, o le imprese, quelle pubblicitarie, quelle che dovrebbero saperne di più, non hanno capito che quantomeno il nome del prodotto lo devi dare nei primi 5 secondi. Se no sono proprio buttati, se no sono soldi buttati. Ora non so quanti siano, perché non so quanto costa la pubblicità nel web, sapevo quanto costava in televisione, la pubblicità nel web non so quanto costa. Ma è possibile che io tolgo la pubblicità che ancora non mi ha detto il nome, cioè non ho idea di che cosa sia. Uno spreco. E allora invito tutti a dire intanto il nome e poi partire con la pubblicità, almeno in quei 5 secondi un messaggio mi hai mandato. Gianfranco, allora invece non ti trovo da pensionato qui all'Assemblea regionale siciliana, mi pare abbastanza attivo, perché stiamo uscendo da una conferenza stampa con De Luca, con Catero De Luca, che è più scatenato che mai e forse per certi versi... Non era una conferenza stampa. Non era una conferenza, no. Di servizio? Era una conferenza stampa di De Luca, non ci andrei, ma era un incontro con i sindaci, con tutti i sindaci nei quei siti hanno un parco archeologico, meno che sui problemi che ci sono in questo momento sui parchi.
E hanno ragione, assolutamente ragione. Su quel fronte si sta muovendo, intanto si sta costruendo attraverso anche questa iniziativa dei parchi una, diciamo, azione un po' politica che vi vede un po' tutti vicini, no? Allora, ci sono delle cose, la politica è fatta sicuramente un po' di inciuci, di cose, poi la politica è anche quella normale, vera, e cioè che c'è una proposta che sembra buona, che sembra positiva, che di fatto aiuta una categoria e quindi la si porta avanti, in questi casi la si porta avanti tutti insieme. In questo caso dei parchi eravamo tutto il Parlamento d'accordo, veramente, cioè, l'emendamento questo di cui si parla sarebbe stato votato all'unanimità la settimana scorsa, Schifani non ha voluto e quindi ha bloccato tutto, perché bisognerà capirlo anche perché ci sono un po' troppi interessi nello sbigliettamento dei parchi. Siccome la norma è una norma assolutamente di buon senso che aiuta certamente i comuni, non è chiaro perché Schifani si sia tanto arrabbiato per questa norma, ma lo vedremo. Comunque oggi è stato trovato un minimo accordo col governo che a me però non piace, per cui in aula ora proveremo a fare passare un testo diverso rispetto a quello che è stato concordato. Certo, Schifani forse sta guardando un po' più la parte politica più che il bisogno in questo momento di un territorio o di un comune, no? Sì, ma lui è il Presidente della Regione. Quindi non capisco come ciò possa avvenire. Cioè, il Presidente della Regione deve curare gli interessi del territorio, della sua regione, non curare interessi che così, diciamo, un minimo sospetti, ma che certamente non sono del territorio, perché tu pensa che tutto lo sbigliettamento dei musei, dei siti archeologici, il vero guadagno va a alcune aziende che sono torinesi. Per stanno cui, qui da una vita, tra l'altro, abbiamo sentito. Per no? cui uno che è presidente della regione, rispetto della regione Sicilia, non della regione Piemonte, l'interesse che dovrebbe avere è quello di fare restare qui i quattrini dello sbigliettamento. Se no noi diciamo che abbiamo la cultura, la ricchezza della Sicilia e la cultura, poi laddove c'è qualcuno che versa i quattrini per la cultura vanno a Torino. E quindi questo non è una cosa normale, ma scopriremo tutto. Senti, ma voci di corridoio dicono, vabbè, Gianfranco si sta intromettendo in questa cosa perché in questo momento è un po' isolato dal partito di Forza Italia e sta cercando di fare comunella con altri partiti, anche con questo gruppo di Cateno, De Luca, a cui, diciamo, stai tendendo una mano e anche l'amicizia. È così? Allora, io intanto non tendo una mano a nessuno, tendo una mano a chi fa proposte positive che mi piacciono e che io considero corrette. Per quanto riguarda il partito, io qui in Sicilia non è che sono isolato, sono molto di più, cioè Schifani... Diciamo comunque isolato di Forza Italia. Sì, sì, in Forza Italia. Il gruppo Schifani, dopo che io l'ho fatto presidente, ma che sono importanza, e mi hanno escluso. Io lo so, credo di capirlo perché, vabbè, non evitiamo di dirlo oggi, però credo di capirlo. Gli sarei di peso, gli sarei di ingombro, perché poi alla fine lui va in un posto, io vado in quel posto e i giornalisti vengono da me, non vanno a lui. Cioè, ancora oggi, figurati. Quindi se avessi un ruolo importante sarebbe ancora di più. Pazienza, sono suoi problemi, sue seghe mentali, che se le faccia, sì. Le cose non mi interessa. Con Forza Italia ho un rapporto meraviglioso, perché ho un rapporto meraviglioso con tutta Forza Italia, da partire da Tajani, alla Ronzulli, a Mulei, a tutti i senatori. Quando sono stato per 2 mesi senatore non volevano che mai andassimo anche a morire, facevano pressione, perché il mio rapporto con la gente di Forza Italia è un rapporto che inizia 30 anni fa, per cui, come dire, non lo puoi cancellare in un giorno. Qualche fan si è fatto i suoi ragionamenti di potere e dice, no, se c'è Micichè di mezzo io ci perdo e qui non ci deve essere, infatti non mi interessa niente. Io continuo a ripetere sempre che sono nato per essere felice e felice rimango, possono stare tranquilli tutti. Noi siamo stati i primi a scrivere che era una fake news il fatto che stavi lasciando Forza Italia. Come fai a lasciare Forza Italia? Infatti ho scritto che era una fake news detto da qualche giornale, erano stimolarti ad andare via forse.
No, sarebbero felici. Sarebbero felici qui in Sicilia. E il resto d'Italia si arrabbierebbero molto. Cosa si può dire che se va via Gianfranco Piccia, come far uscire un nuovo festino dalla città di Palermo? Per la contentezza di qualcuno, per la scontentezza di altri. No, ma questo, ma ripeto, io, a meno che proprio non venga buttato fuori, da Forza Italia non me ne vado. Non me ne vado. Ma sai, con questo schifale tutto è possibile, io non lo so. Sì. Ma sì, perché è un uomo che vive di rancori sempre. Allora, non c'è dubbio che quando lui ha ritenuto di tenermi fuori da questo governo, da tutto, e io qualche cosa gliel'ho detta, qualche vaffa ovviamente non manca a me. E ora lui si deve vendicare. Lui c'è il rancore perché mi sono permesso di offenderlo. Quindi lui è uno che vive di rancore, questo da sempre, da sempre. L'altro giorno ho incontrato una persona che mi ha detto che non riesce a avere rapporti con Schifani. E ho detto, perché che gli hai fatto? Dice, guarda, io non ho fatto assolutamente niente. L'unica cosa, ma non posso credere che sia questa, è che 25 anni fa, 30 anni fa, in un aeroporto c'era la possibilità di un biglietto, eccetera, non so che cosa, insomma l'ho preso io invece che lui. Ho detto, allora è questo, ma ci puoi mettere la firma, è il motivo per cui lui non ti incontra, anche se per la Sicilia, per la regione sarebbe importante incontrarti, è questo, ci puoi mettere la firma, è così. In effetti anche noi giornalisti abbiamo difficoltà a poterlo sentire. Noi abbiamo se scrivi una cosa negativa su di lui, già che no, se mandi in onda questa intervista te la farà poi. Vabbè, noi siamo giornalisti, tu sai, io sono un giornalista libero, no? non temo queste pressioni, ce la faremo anche in momenti difficilissimi, quindi accetto questa sfida, sono felice di essere qui con te, anche di parlare con te, anche di altro, perché molti dicono appunto che Gianfranco anche dopo la morte di Berlusconi un po' si è allontanato a livello nazionale, Forza Italia. Allora questa cosa io vorrei che tu dicessi la verità. Io penso ho cominciato a lavorare con Berlusconi nell'83. Sono 40 anni precisi, siamo nel 2023, sono 40 anni ed è stata la persona che veramente mi ha dato di più, sia in termini personali che lavorativi. Ho fatto una straordinaria carriera in Fininvest, allora si chiamava, non Mediaset, in Fininvest fino al 94, e dal 94 ad oggi ho fatto una carriera politica che, come dire, ho un curriculum dove non è più possibile scriverci nulla perché è già pieno. Per cui devo a Berlusconi tutto, poi gli devo anche mille insegnamenti, mille cose che mi ha fatto capire. Gli devo mille volte grazie per aiuti che mi ha dato nel momento in cui ne avevo bisogno, anche di tipo economico. Cioè, è una persona a cui io devo assolutamente tutto nella vita, davvero. E quindi tu pensa che anche se lui oggi non c'è più, io posso lasciare Forza Italia, che per quanto mi riguarda è come Berlusconi, cioè come lasciare Berlusconi, non lo potrei fare mai nella vita. Tu pensa che lo feci quando fu una decina, quindicina anni fa con Forza del Sud, d'accordo con lui, perché allora c'era un problema che si poteva risolvere solo staccando attraverso questa operazione che lui mi finanziò. Però hanno tentato anche in quel caso di farti un po' la pelle, diciamo così, politicamente. Ma non ci hanno tentato sempre. E oggi diciamo che eravamo al 26esimo tentativo di farmi fuori in 27 anni di vita politica. E oggi Schifani ci è riuscito un po' più degli altri perché è padrone, fa il padrone della Sicilia, c'ha in mano la regione, quindi basta che non ti dà gli assessori, basta che ti butta fuori da tutto, basta che pretende, è troppo facile vincere. E quindi lui in questo momento ha vinto, ma in questo momento. È solo una battaglia vinta momentanea, dici? No, una battaglia per poter dire che tu hai vinto una battaglia contro Micichè deve essere morto. Finché sono vivo non hai vinto niente, perché ho sempre, come dire, proprio perché sono nato per essere felice, ho sempre l'ottimismo in testa, per cui ho sempre l'idea di quello che si debba fare il giorno dopo e che faremo e che farai. Allora, l'ultima due domande e poi ti lasciamo in pace, perché c'è Parlamento aperto e sappiamo che ci sono anche molte norme e situazioni da discutere per il bene di questa Sicilia. La prima è quella legata, se vorrai dirci, se c'è un'idea di
diciamo, di coalizione esterna a quella che ha sempre avuto Forza Italia, quindi con la destra tutta, e se Gianfranco sta costruendo un suo movimento in qualche modo che sia adiacente alle idee di Forza Italia, che rimanga appunto con i renziani, con De Luca, con i moderati del PD. Che c'è, c'è poco da fare nomi. Di la verità. Nomi, io dico sempre la verità. E nomi non servono in questo momento, e anzi probabilmente bisognerà aspettare qualche nome nuovo. Ma non c'è dubbio che oggi l'avvento della Schlein nel PD. Chiamiamo l'avvento, quindi, come lo chiamiamo? Avvento? È arrivato. È un avvento, diciamo, ma, un brutto avvento. Non brutto, è un avvento preciso, cioè quello dello spostamento a sinistra dell'area di sinistra, dell'area progressista che c'è oggi in Italia. L'avvento della Meloni nel centrodestra non c'è dubbio che a sua volta ha spinto verso destra la coalizione di centrodestra. Finché c'era Berlusconi vivo era il garante, sia in Italia che all'estero. Oggi Berlusconi purtroppo non c'è più. Non mi sembra che oggi come oggi la Meloni stia facendo ragionamenti di maggiore moderazione. Forse lei sì, ma certamente non i suoi uomini, che invece sembrano sempre più violenti. Io credo che in un paese come l'Italia, che tutto può volere tranne che gli estremi, che ha sempre relegato a percentuali minime in tutta la sua storia, oggi si trova in una situazione di questo genere soltanto perché non c'è nessuno che stia rappresentando un'area diversa. Io credo che sicuramente, più che io credo, ne sono sicuro, che l'area moderata cosiddetta, quindi Mari Renzi, stanno lavorando, si stanno rimettendo tutti insieme, perché la gente oggi va con la Meloni, va con la Schlein solo perché non c'ha un'alternativa, perché non c'era quella di Renzi e Calenda insieme a questa reazione. Non è riuscita, non ha dato nessun tipo di risultato, e oggi non c'è chi parla in maniera moderata al popolo italiano. Facciamo un esempio, quello sui diritti civili. Ma tu pensi veramente che il popolo italiano sia un popolo che attacca gli omosessuali piuttosto che... Però invece è quello che succede, perché le dichiarazioni che provengono tutti i giorni da una parte politica oggi importante di questo paese sono dichiarazioni che ti preoccupano, che preoccupano. Ora tu puoi pensare di arrogarti il diritto di dire se uno deve essere un omosessuale, perché la famiglia è fatta da uomo, donna, da padre, madre e figli. La famiglia mia è fatta così, la tua forse pure, quella di un altro no, perché padre e madre hanno una sensibilità di tipo sessuale diversa dalla mia, e glielo vuoi vietare? Cosa vuoi fare? Li vogliamo uccidere? Cioè, oggi vengono considerati come quelli che erano a inizio Novecento, fino Ottocento, i negri. Cioè, ma stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio? Allora, chi ritiene che il gay pride non si debba fare, ma ci sono manifestazioni di tutti i tipi, persino quelle a Predappio piuttosto che quelle di Forza Nuova in giro per l'Italia, che vengono autorizzate, e questa non viene autorizzata, che è certamente non violenta, loro si divertono. Io non ci vado perché non mi sento, non starei a mio agio. Non starei a mio agio, ma se quella comunità vuole fare una manifestazione di questo tipo, ma come puoi pensare di vietargliela? Ma non può essere che invece c'era il pensiero che veniva sfruttata dal punto di vista politico per estremizzare alcuni temi che sono proprio di sinistra. Cioè, sfruttare il Pride. Ma anche questa è un'altra minchiata. L'omosessualità è di sinistra. Ma che sono invenzioni di questo secolo? Ma invenzioni vere. L'omosessualità è di sinistra. Fammi capire il senso di questa dichiarazione qual è? I diritti civili sono di sinistra. Minchiate, soltanto perché c'è stato qualcuno nel centrodestra che li ha calpestati, e quindi quelli alla sinistra, i quali per adesso non stanno facendo niente, peraltro. La verità, perché anche questa storia dell'omosessuale, io faccio parte da poco di questa associazione, questa
questo traspartito dell'esistenza dei diritti, esistono i diritti e si stanno raccogliendo le firme perché i figli possono essere iscritti all'anagrafe. Ma perché tu puoi pensare di non iscriverli? Perché mi dicono che c'è un problema tecnico del Ministero dell'Interno, il cui modulo prevede padre e madre, non genitori. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, queste sono follie italiane. Ecco, allora io credo che la maniera più giusta per poter fare politica e per poter governare sia quella di essere liberali nel vero senso della parola, e io mi sento liberale nel vero senso della parola, il che significa avere una cultura di un certo tipo, ma significa poter lasciare libera la gente di fare quello che vuole purché non sia di danno al paese, agli altri. Ecco, ma oggi come oggi veramente questo tipo di mentalità che sta ritornando fuori veramente pericoloso. Per questo io sono sicuro che il paese andrà verso una nuova scelta moderata. Chi la mette in piedi? Questo, il vero dubbio è questo. Chi può montare questa cosa? Ai tempi la fece Berlusconi ed ebbe grandissimo successo. E oggi la Meloni, come dire, ha spostato l'asse più verso destra in maniera abbastanza evidente, per cui per forza di cose deve venire fuori la persona che riuscirà a mettere insieme tutta l'area moderata. Che possa essere Michigan a questo punto? Escluso. Come scusa? Perché non avrei la capacità, non avrei la forza per poterla fare. Ma io mi sento vecchio perché ho 70 anni. Perché mi sento vecchio. Però 70 anni c'hai comunque. 70 anni. Perché li devo fare fra qualche mese. Quindi sei sul 69 in questo momento. Sul 69. Io credo che però persone che siano nelle condizioni di fare un'operazione di questo genere ci siano. Anche siciliani? E credo. Non lo so, non ne sono sicuro. Non c'è dubbio che il fenomeno De Luca è un fenomeno interessante. Quando all'inizio un avversario non lo si considera, poi lo si deride e poi lo combatti perché invece diventa vero. Ecco, allora io credo che oggi Catena De Luca abbia dimostrato di essere bravo, su questo non ci sono dubbi, questo è assolutamente certo, è arrivato secondo alla regione da solo. Secondo te politicamente è uno attento davvero? È uno che ha vero un pensiero politico importante per la Sicilia? Non ha un pensiero politico accademico, ha un pensiero... Poca filosofia, molta concretezza. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi è uno che ha una capacità di quantità di lavoro pazzesca. Potremmo dire... 50 anni manco l'ha a fare, però. Comunque 50 anni ce li ha pure lui. Non c'è dubbio che oggi come oggi il resto è vecchio, che se tu pensi chi sono gli altri attori politici di questa regione, Michiche, Schifani, Lombardo, Buffalo, come dire, facciamo parte di un passato. Ci metti dentro pure tu? Io forse sono il più grande di tutti o quasi, per cui figure se non mi ci metto dentro. Ma siamo parte di un passato. Poi... un po' di colpa un po' tutti, perché pensavate insomma che questa eredità politica non arrivasse mai e non arrivasse mai il tempo per andare via da questa politica e lasciare a qualcun altro le redini dell'amministrazione questo pubblica. Per quanto mi riguarda non è assolutamente vero. Tu hai costruito, io ho sempre dato ad altri. Sempre, non ho mai voluto essere. Sì, ma oggi chi è l'erede di Michica, per fare un esempio pratico? Ma anche le mie figlie, che non sono manche eredi, perché quello che io già ve l'ho dato, per cui non ho bisogno manco di non aspettare. Non litigheranno, così come non abbiamo litigato noi fratelli alla morte di mio padre e mia madre. No, ma chi esiste politicamente eredi di Michica non può esistere. Non può esistere. Eredi. Sono
Io penso che io... coltivare in ambito politico, perché oggi i giovani sono, escono da altre scuole, cioè non c'è una scuola per esempio di Miccichè, una scuola di Cuffaro, una scuola di Schifani, sempre che Schifani abbia pensato... Ma io sono, dico sempre che se sei irricattabile, coraggio non ne puoi avere. Esatto, quindi ci puoi lavorare. E per essere irricattabile c'è una sola maniera, non fregare soldi, esatto, vivere onestamente. Io non sono irricattabile nella maniera più totale, ma sono anche un fautore dell'onestà, perché sono figlio di mio padre. Mio padre ci ha lasciato un'eredità morale a noi figli sul concetto di onestà e sul concetto di dover sopportare spesso persone che oneste non lo sono. Bene, chiudiamo questa puntata, salutiamo Gianfranco Miccichè. Però devo chiederti un'ultima cosa, che tanti di questi politici di Forza Italia del nostro territorio sono, diciamo, figli tuoi, però ti senti un po' tradito? Ormai qualsiasi persona mi stia vicino, io comunque mi aspetto che tradisca. Che ti dia una coltellata. No, ultimamente mi diverto addirittura a dire ai miei amici, mi raccomando, almeno un mese prima mi devi avvertire di tradirmi. Che ti sto coltellando. Va bene, grazie Gianfranco, so che voi devi rientrare in Parlamento, che ci c'è da lavorare. Un abbraccio, in bocca al lupo per tutto. Saluti Schifani. Ciao.